corso è un corso della laurea magistrale in ingegneria civile nell'ambito delle materie strutturistiche, quindi tratta degli argomenti che abitualmente non sono trattati nei corsi della triennale. Quindi il programma consegue quello che di solito si fa nelle lauree triennali, in particolare la prima parte dedicata ai problemi piani, con una trattazione culturalmente interessante, direi, relativa alle trattazioni coordinate polari. Poi c'è la parte più, direi, centrale del corso, che è quella che riguarda le piastre e che riguarda i gusci. Vengono proposte le piastre e i gusci dopo una breve introduzione che richiama la teoria della trave, in modo che la formulazione ha una certa continuità, perché lo strumento di base è sempre lo stesso, applicato a diverse strutture. Proponiamo le formulazioni delle piastre e dei gusci e un cenno relativo anche ai metodi di soluzione. C'è poi un cenno al problema dell'instabilità, con un richiamo all'instabilità delle travi, trattata già di solito nella laurea triennale, e quindi proposta per i problemi delle piastre, instabilità delle piastre. E infine l'ultima parte del corso, che riguarda la plasticità. Si richiama necessariamente la trattazione relativa alle travi, in modo da mettere a punto il problema, dopodiché si fa la formulazione analisi limite, dunque, per le piastre e per il continuo tridimensionale. Per le piastre, oltre alla formulazione, si propone anche qualche mezzo strumento di soluzione. Quindi il corso si propone di fornire delle formulazioni e degli obiettivi e degli strumenti utili per la trattazione successiva nei corsi applicativi.